Buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto appuntamento dell'edizione 2022 dei Venerdì dell'Universo, benvenuti a voi che siete qui questa sera con noi in sala e benvenuti anche a coloro che ci seguono da casa grazie alla diretta streaming. Questa serata conclude un po' il ciclo di seminari di quest'anno, quindi vi ruberò qualche minuto in più prima di presentarvi la nostra ospite per fare un po' di ringraziamenti e fare qualche annuncio. Comincio innanzitutto ringraziando il sindaco Alan Fabbri e l'assessore con delega ai rapporti per l'università, che è Alessandro Balboni, per il patrocinio che hanno dato alla manifestazione e per il sostegno appunto a queste serate. Ringrazio poi i collaboratori, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la sezione di Ferrara, nella persona del direttore, il professor Roberto Calabrese, il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara, ringrazio in particolare il direttore, il professor Vincenzo Guidi. Poi ringraziamo l'Università degli Studi di Ferrara, la cooperativa Esploriamo l'Universo, i tre gruppi astrofili che partecipano, che collaborano con noi, che sono gli astrofili Columbia, il gruppo astrofili di Bondeno e il gruppo astrofili di Cento, la libreria Libraccio, la Città del Sole, Ascom Confcommercio Ferrara e Arci Ferrara. Per quanto riguarda la comunicazione, ringraziamo Ilaria Fazzi, Carlotta Cocchi e Chiara Fazio dell'Ufficio Stampa Comunicazione Istituzionale Digitale e Barbara Fabri che ci ha dato un aiuto nella gestione della pagina Facebook dei Venerdì. Per l'assistenza tecnica, in particolare per lo streaming, ringraziamo il personale dell'Ufficio Servizi e-Learning e Multimediale e in modo speciale coloro che sono stati qui durante queste serate e che hanno curato le riprese, cioè Sara Guberti, Filippo Landini, Andrea Trevisani, Veronica Vitali e Leonardo Davì, che ha curato anche la parte grafica per quanto riguarda la comunicazione. Per la gestione dei moduli online e del sito e per la raccolta delle prenotazioni ringraziamo Michele Gambetti del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra. Per il supporto tecnico ringraziamo Gloriano Bighi del Dipartimento di Ingegneria, che ha seguito anche la gestione degli accessi, assieme a Paola Fabbri, che è la responsabile della segreteria INFN di Ferrara, che ringraziamo. Poi ringrazio gli ospiti delle precedenti serate e Marika Branchesi, che è qui con noi questa sera, che ci hanno permesso di realizzare questa manifestazione e mantenere vivo l'interesse appunto verso i venerdì. E poi concludo ringraziando di nuovo anche voi e coloro che ci seguono da casa, perché dopo insomma, questo periodo un po' di distacco è stato veramente un piacere poter riprendere un contatto col nostro pubblico. Prima di presentarvi l'ospite di stasera, giusto velocemente due annunci. Il primo riguarda Pint of Science, che si svolgerà qui a Ferrara dal 9 all'11 maggio. Si tratta di un festival scientifico internazionale che porta alcuni brillanti ricercatori in birreria per parlare con i presenti delle loro ricerche e delle loro scoperte. Prendendo spunto dal motto dell'evento, l'idea è quella di servire la migliore scienza alla spina. Ferrara è una delle sedi che partecipano e durante le tre serate, a partire dalle 18.30, vi saranno degli incontri relativi a due tematiche. Atoms to Galaxies, che si svolgerà al clandestino in via Ragno, e Beautiful Mind, che si svolgerà presso Hangar Birrerie in via Poledrelli. Tutte le informazioni legate a questo evento sono disponibili presso il sito di Pint of Science e lì trovate anche la programmazione delle varie serate, in particolare cercando gli eventi presso la sede di Ferrara. Un secondo annuncio riguarda un convegno che si svolgerà qui in sale estense il 27 maggio alle 21, quindi sarà un venerdì straordinario. Sarà un evento dal titolo Dalla conoscenza allo spazio, dialogo e dibattito. In quella sera avremo con noi Nazareno Mandalesi, che è responsabile scientifico della missione Planck, e Fabio Favata, responsabile della pianificazione scientifica ESA. Ci parleranno di quale sarà il ruolo della ricerca spaziale nei prossimi anni e di quali saranno le ricadute, anche nel quotidiano, della presenza, per quanto riguarda l'esplorazione dello spazio, di nuovi attori, sia nazionali che privati. Al loro intervento, che si svolgerà nella prima parte di questa serata, seguirà un dibattito con il pubblico. Le prenotazioni si potranno fare sempre tramite il sito dei venerdì e da domani sarà attivata la possibilità appunto di prenotarsi per questo evento del 27 maggio. Adesso
passo all'ospite di questa sera. Abbiamo il grande piacere di avere qui con noi Marika Branchesi. Si è laureata in astronomia nel 2002, ha conseguito poi il dottorato di ricerca sempre in astronomia nel 2006, ha lavorato al Caltech in California, è poi rientrata in Italia e adesso lavora all'Aquila, ove è professore ordinario al Gran Sasso Science Institute. I suoi interessi scientifici risiedono nell'astrofisica che governa l'emissione, la formazione e l'evoluzione dei buchi neri e delle stelle di neutroni. È membro della Virgo Collaboration e tra i vari incarichi è presidente dell'Einstein Telescope Observation Science Board, un comitato che si occupa dello sviluppo dell'Einstein Telescope e un rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione. Per concludere, volevo citare solo una cosa. Marika Branchesi ha ricevuto vari riconoscimenti per la sua attività, volevo citarne solo uno, che è il prestigioso premio Chialini che ha vinto nel 2020, in particolare volevo leggergli la motivazione. Il premio è stato assegnato per l'intuizione e lungimiranza nell'aver gettato un ponte fra l'astronomia osservativa e la fisica sperimentale delle onde gravitazionali. Negli anni che hanno anticipato la scoperta di GW170817, quando un lampo di luce multicolore è stato emesso in contemporanea con il segnale gravitazionale da lungo ricercato. E in questo modo ha dato così il via all'astronomia multimessaggera. Con questo ho concluso e passo la parola all'ospite di stasera. Innanzitutto grazie mille per questo invito e stasera vi racconto un po' quella che è l'esplorazione dell'universo attraverso le onde gravitazionali. Questa nuova finestra che abbiamo appunto per osservare i fenomeni più energetici che avvengono nell'universo. Questo è diciamo quello che l'uomo ha osservato per migliaia di anni e che guardiamo attraverso i nostri occhi. E questa è la banda appunto del visibile. Se guardiamo una galassia vicina, che è Andromeda, nel visibile non vediamo più le singole galassie, come le singole stelle come vediamo nella nostra galassia, vediamo questo insieme di stelle, nubi e polveri, e ci danno questo effetto di luce diffusa. Se cambiamo la banda in cui guardiamo la stessa galassia e la guardiamo nell'infrarosso, vediamo una forma diversa. E questa forma diversa ci racconta una storia diversa. Stiamo guardando l'infrarosso e stiamo guardando le regioni dove nascono le stelle. Se la guardiamo nell'ultravioletto, la vediamo ancora diversa e stiamo guardando le stelle più giovani, le stelle più energetiche. Quindi guardandola attraverso colori diversi noi ricaviamo informazioni differenti. E l'uomo, oltre l'ultravioletto, il visibile e l'infrarosso, ha aperto anche altre bande e in questo modo riusciamo ad esplorare l'universo e a scoprire altri fenomeni che avvengono nell'universo. In particolare, guardando nel microonde, il microonde ci ha permesso di vedere la prima luce, i fotoni più antichi, la radiazione cosmica di fondo. Se guardiamo nel radio, uno dei tanti oggetti che osserviamo sono le pulsar. Le pulsar sono queste stelle, in particolare stelle di neutroni, che saranno molto importanti nella storia che vi racconto stasera, e emettono lungo dei coni, questi fasci radio, e quando la pulsar punta verso di noi, noi riceviamo il segnale. Quindi sono dei segnali pulsati. Nella banda gamma sono stati scoperti i cosiddetti gamma ray burst. I gamma ray burst sono questi flash nel gamma brevissimi, pochi secondi, ne osserviamo circa uno ogni due giorni, ogni qualche giorno, e in pochissimi secondi viene emessa l'energia emessa dal Sole in tutta la sua vita. Sono stati scoperti negli anni 70 perché gli americani monitoravano il cielo per vedere se i russi stavano facendo dei test nucleari. E per capirli ci sono voluti tantissimi anni
E in particolare oggi sappiamo che questi gamma ray bursts, quindi sono questi fenomeni estremamente energetici, emettono la loro energia in un getto, quindi un getto di materia e energia che si muove quasi alla velocità della luce. E in particolare ne abbiamo due categorie, che sono quelli corti e quelli lunghi. Quelli corti sono quelli che hanno un'emissione nel gamma che è più breve di 2 secondi, e quelli lunghi invece hanno un'emissione che è un po' più lunga. Hanno anche caratteristiche diverse dal punto di vista dell'energia emessa. In particolare, quelli corti, per lungo tempo si è cercato di capire cosa fossero. Per quelli lunghi è stato più facile capire il progenitore, perché nella regione dove esplodevano questi flash gamma sono state osservate delle supernove, quindi si è potuto subito associare questi eventi alla morte di stelle estremamente massicce, che danno luogo anche alle supernove. Per quanto riguarda invece quelli corti, per un lungo periodo si è ipotizzato che fossero legati alla fusione di 2 stelle di neutroni o di una stella di neutroni e un buco nero. E vi dico cosa sono stelle di neutroni e buchi neri. Però la prima evidenza osservativa di questo legame tra 2 stelle di neutroni che si fondono, un buco nero, una stella di neutroni che si fondono e il gamma ray burst è venuto solo attraverso l'osservazione delle onde gravitazionali. Le stelle di neutrone sono delle stelle esotiche, estremamente dense, sono diciamo 2 soli in 20 chilometri. Quindi è come se abbiamo 2 soli che coprono, che sono tutti dentro, diciamo, Ferrara e dintorni di Ferrara. Quindi sono delle stelle estremamente dense, in particolare un cucchiaino di stella di neutroni, se proviamo a sollevarlo, pesa 500 miliardi di tonnellate. I buchi neri. I buchi neri sono uno degli oggetti più affascinanti della fisica moderna, sono una conseguenza della teoria della relatività generale di Einstein e sono stati teorizzati nel 1916 e sono delle regioni dove il campo gravitazionale è così forte che niente può uscire e che si formano appunto dalla morte di stelle estremamente pesanti, estremamente massicce. Di recente avete visto la fotografia di questi buchi neri, cioè questo è stato l'Event Horizon Telescope, è riuscito a vedere proprio il materiale che è nella zona prima di cadere nel buco nero. E questi buchi neri qua non sono i buchi neri che vi descrivo oggi, perché questi sono i buchi neri che abbiamo al centro della galassia, che sono 10 alla 6, ma anche 10 alla 10 soli. I buchi neri di cui vi parlo stasera invece sono buchi neri molto più piccoli, si chiamano buchi neri stellari. Sono buchi neri che, per quello che sappiamo oggi, hanno masse, per quello che abbiamo osservato con le onde gravitazionali, vanno da 5 fino a 100 masse solari. E non sappiamo ad oggi qual è il legame tra questi buchi neri che osserviamo con le onde gravitazionali e i buchi neri che sono al centro delle galassie, quindi questi buchi neri giganti. Adesso torno indietro al 14 settembre 2015. Questo suono è la prima osservazione a terra di onde gravitazionali, che ha aperto proprio una nuova astronomia. E l'11 febbraio 2016 questo è stato annunciato al mondo. Questi sono i nostri rivelatori, LIGO e Virgo, e questo è l'annuncio della scoperta delle onde gravitazionali. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Questo è il rivelatore che abbiamo in Italia, Virgo, vicino Pisa Cascina. In 1916 Albert Einstein predicted the existence of gravitational waves. Today we are glad to announce that we detected for the first time gravitational waves.
E questo è l'articolo che descrive la prima osservazione a Terra di onde gravitazionali. È proprio l'inizio di una nuova astronomia, l'astronomia delle onde gravitazionali. È un articolo firmato da più di 1000 scienziati, perché a questa scoperta hanno veramente contribuito tante scienziate e scienziati di tutto il mondo, con anche esperienze completamente diverse, perché ci sono gli sperimentali che hanno costruito i rivelatori che ci permettono oggi di osservare le onde gravitazionali, i teorici che hanno modellizzato quelli che sono i segnali che osserviamo oggi e che ci permettono di capire da dove vengono questi segnali, tutti gli esperti anche di data analisi, quindi in realtà tanti anche expertise diverse che insieme hanno lavorato affinché si potesse realizzare appunto l'osservazione di onde gravitazionali. È una ricerca che è stata lunga 100 anni, si sono cercate per 100 anni, perché è iniziata proprio con il nuovo concetto di gravità che ha introdotto Einstein. E questo è esattamente quello, l'equazione importantissima che lega la curvatura dello spazio-tempo alla massa, è il nuovo concetto di gravità. La massa dice allo spazio-tempo come curvarsi e lo spazio-tempo dice alla massa come muoversi. E ve lo faccio vedere con questo video. Questo è lo spazio-tempo, come lo vedete sono tre dimensioni, in realtà è importantissimo anche il tempo. E quello che succede è che quando c'è una massa, questa deforma lo spazio-tempo, in particolare qua vedete la Terra che deforma lo spazio-tempo e la Luna ruota attorno alla Terra per questa deformazione dello spazio-tempo. Stessa cosa avviene alla Terra intorno al Sole. Nel 1916 Einstein teorizza l'esistenza delle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono generate da masse in accelerazione che cambiano rapidamente la loro forma e la loro orientazione e generano queste onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono delle soluzioni dell'equazione di Einstein, sono delle increspature nello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce e quando attraversano un corpo cambiano la distanza tra due punti e quello che fanno è questo, schiacciano e allungano in direzioni perpendicolari. Questo è molto 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 amplificato. Torna quel suono che vi ho fatto sentire prima del 14 settembre 2015. Questo è stato ascoltato dalle due antenne LIGO che abbiamo negli Stati Uniti. Un suono brevissimo, frazioni di secondo, ma questo suono ci ha raccontato una storia, che è la storia di due buchi neri, circa 30 soli ciascuno, che si sono fusi insieme in un buco nero più massiccio ed è partita un'onda gravitazionale che appunto siamo stati in grado di osservare a quel settembre del 2015. Quello che abbiamo visto è stata proprio la fase finale di rotazione di questi due buchi neri uno attorno all'altro, la fase di fusione e la potenza emessa in onde gravitazionali nel momento della fusione è più grande della potenza di tutte le stelle nell'universo osservabile. È partita l'onda gravitazionale che si è propagata per 1,2 miliardi di anni prima di raggiungerci, quindi ha attraversato migliaia e migliaia di galassie prima di raggiungere appunto la Terra. E ancora questa cosa, cosa fa l'onda gravitazionale? Che allunga e accorcia in direzioni perpendicolari. Però questo di nuovo è molto 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 amplificato. Adesso vi faccio vedere invece come riveliamo le onde gravitazionali in modo molto molto semplificato. Quello che succede è che noi abbiamo queste braccia su cui abbiamo un fascio laser. Le braccia sono di 3-4 km e quello che avviene è che noi abbiamo questo fascio laser. La luce di questo fascio laser viene divisa nelle due braccia, colpisce due specchi, torna indietro e se non ci sono onde gravitazionali quello che succede è che il fascio laser si ricombina in antifase e non si osservano segnali.
Quando invece c'è un'onda gravitazionale, un braccio si accorcia, l'altro si allunga, quindi quando i due fasci laser si ricombinano, si trova il segnale, perché non si ricombinano più in antifase e si legge il segnale. Però di quanto si muovono questi specchi? Per capire il segnale che misuriamo e di quanto si muovono questi specchi, dobbiamo andare dentro un atomo. Perché la variazione degli specchi che noi siamo in grado di misurare, che è quel segnale che vi ho fatto sentire, è più piccolo del nucleo di un atomo. Quindi questi sono degli strumenti incredibili nel misurare le variazioni di distanza. E capite subito che il lavoro principale per utilizzare questi strumenti è rimuovere tutto il rumore, perché chiaramente tutto può creare delle variazioni di distanza così piccole. Quindi molto del lavoro è di capire il rumore per eliminarlo e per estrarre questi segnali. Questi segnali, quando li ascoltiamo dal suono che viene registrato e dalle variazioni nel tempo dell'ampiezza e della frequenza, noi siamo in grado di ricostruire le informazioni della sorgente e siamo in grado di sapere qual è la distanza, qual è la massa, qual è la posizione, come la sorgente ruota su se stessa. Ve lo faccio sentire, perché vi faccio sentire due suoni diversi. Questo è un buco nero, una stella di neutroni. Op. Questi sono due buchi neri. Quindi grazie ai teorici che ci forniscono i modelli, quindi quello che noi ci aspettiamo di osservare, riusciamo a ricostruire le informazioni della sorgente. Questo per i segnali che conosciamo. Poi in realtà abbiamo anche tecniche di analisi invece che ci permettono anche di capire se c'è un segnale, ma un segnale che noi non conosciamo. E quello che si fa è di cercare se c'è un qualcosa che ha un'ampiezza molto più grande rispetto al rumore. Quindi cerchiamo anche segnali sconosciuti. Nel 2017 Ray Wise, Barry Barish e Kip Thorne hanno preso il Nobel perché hanno contribuito proprio alla costruzione dei rivelatori LIGO e anche all'osservazione delle onde gravitazionali. Sono stati degli scienziati visionari che hanno perseguito un sogno quando nessuno credeva nella possibilità di rivelazione delle onde gravitazionali. Quando arriva un'onda gravitazionale, si cerca anche di catturare la luce, il segnale elettromagnetico, perché chiaramente si ha l'onda gravitazionale, però per avere una comprensione completa della sorgente, della sua interazione col mezzo circostante, è estremamente importante anche catturare tutti quelli che possono essere i segnali che ci permettono poi di capire appieno la sorgente, quindi utilizzare anche l'astronomia tradizionale, quindi puntare tutti i telescopi che abbiamo a terra, puntare i satelliti e cercare anche di catturare la luce. È un'astronomia estremamente rapida, questi sono segnali estremamente veloci e sono veloci anche i segnali come il gamma ray burst o altri segnali nell'ottico che sono legati a questo tipo di fenomeni. Quindi ci deve essere una analisi in real time dei dati gravitazionali. Mandare subito delle allerte ai telescopi a terra e ai satelliti per catturare anche la luce. Vi faccio vedere cosa è avvenuto nell'agosto del 2017. Prima di tutto Virgo, l'interferometro che abbiamo a Cascina, ha iniziato ad osservare il cielo il primo di agosto. Eravamo quasi a fine run osservativo, le antenne LIGO era tanti mesi che osservavano e c'era un ultimo mese di osservazioni. Virgo entra ad osservare il primo di agosto e il 14 di agosto osserva la fusione di due buchi neri. È stato fondamentale questo step per noi perché ci ha permesso di dire Virgo è in grado di osservare le onde gravitazionali. Perché è così importante avere Virgo nel network di rivelatori? Per la localizzazione in cielo.
Questi strumenti non sono in grado di localizzare il segnale e per localizzare il segnale si utilizza il ritardo temporale dei segnali nei rivelatori. Quindi se si hanno tre rivelatori si fa la cosiddetta triangolazione e si riesce ad avere delle localizzazioni in cielo che rispetto ai telescopi ottici sono enormi, però per le onde gravitazionali sono comunque regioni di cielo che si riducono rispetto a due rivelatori e quindi con i telescopi a terra e i satelliti si comincia a monitorare le regioni da dove proviene il segnale. 17 agosto 2017, quindi esattamente 3 giorni dopo la prima osservazione della fusione di un buco nero, stavamo tutti lavorando sull'altro evento, quando sentiamo un segnale. È un gamma ray burst. Allora, il segnale era un segnale di un minuto, quindi più lungo. Il gamma ray burst osservato dal satellite Fermi e subito dopo anche confermato da Integra. Avevamo il nostro sogno davanti a noi. Il segnale più lungo ci ha fatto subito capire che c'era di mezzo una stella di neutroni. Perché è importante avere una stella di neutroni? Perché quando si fondono due buchi neri non c'è materiale intorno e quindi non si ha, soprattutto questi buchi neri di massa stellare, quindi non si hanno, tranne in scenari esotici, non c'è la possibilità di avere emissione elettromagnetica. Quando invece ci sono le stelle di neutroni, queste durante la fusione si distruggono e intorno si ha il materiale che può dar luogo alla luce. E il gamma ray burst, quindi sapevamo di avere il primo segnale davanti a noi di onde gravitazionali e luce insieme. Stavamo osservando due stelle di neutroni, quindi la fase finale di questa danza delle due stelle di neutroni. Quando sono vicine si deformano e in parte si distruggono, si creano i due getti di cui vi parlavo prima di materiale relativistico che va quindi alla velocità della luce che dà luogo al gamma ray burst, ma anche tutto un materiale intorno che invece va ad una velocità più bassa che può dar luogo anche all'ottico. Quindi noi avevamo catturato il gamma ray burst, ma volevamo vedere tutte anche le altre bande elettromagnetiche. E quindi cosa è successo? Che abbiamo dato la localizzazione in cielo. In realtà non l'abbiamo data subito perché avevamo dei problemi in un rivelatore, quello negli Stati Uniti, uno dei rivelatori LIGO, che tra l'altro era il rivelatore più importante perché era quello più sensibile. C'era un problema di rumore, abbiamo tolto il rumore, in 5 ore siamo riusciti ad avere una localizzazione in cielo. In particolare questo segnale non era così lontano come i due buchi neri, ma più vicino, 130 milioni di anni luce, significa che il segnale è partito quando sulla Terra c'erano i dinosauri. Questo segnale però più vicino ci ha permesso di fare con i telescopi cileni delle osservazioni mirate, perché noi conosciamo le galassie vicino a noi. E quindi avevamo questo volume di universo e 50 galassie da osservare. Queste sono le immagini che abbiamo preso quelle notti. Questa è la localizzazione in cielo del segnale gravitazionale. 50 galassie, quindi abbiamo incominciato una ad una ad osservarle, in una che è diventata famosissima, NGC 4993, abbiamo osservato una luce nuova che prima non c'era. Rossa. È partita la campagna osservativa più estesa nella storia dell'uomo. Tuttora abbiamo osservazioni in questa regione di cielo, si è stato visto un ribrillamento nell'X di recente. E veramente tutti i telescopi a terra, tutti i satelliti sono stati puntati in quella galassia, in quella zona dove è avvenuta la fusione. E ogni giorno avevamo dati nuovi, quindi sono stati dei mesi veramente
emozionanti, abbiamo lavorato tantissimo, però ogni giorno avevamo dati nuovi e osservazioni nuove. Questo è lo stesso oggetto, vedete che diminuisce fortemente la sua brillanza, diminuisce fortemente la sua temperatura, e quello che vedete è praticamente queste onde, e queste onde sono questa caratteristica di, sono praticamente degli assorbimenti, non vediamo le singole righe degli elementi, ma questa forma ci dice che lì si sono formati gli elementi pesanti. Quindi questi spettri che abbiamo preso con i telescopi ESO ci dicono che la fusione di stelle di neutroni è in grado di spiegarci la formazione degli elementi pesanti nell'universo. E questi sono tutti quelli in giallo, tutti gli elementi che possiamo spiegare con questa fusione. Utilizzando la brillanza di questo oggetto, possiamo ricavare quanti elementi si formano. In particolare, tra questi elementi c'è anche l'oro, e quindi in fondo all'arcobaleno, perché abbiamo veramente visto tutti i colori della luce, abbiamo trovato l'oro, perché tra questi elementi si forma anche l'oro. E in base a delle stime, possiamo dire che, in base appunto alla luce che è stata emessa, possiamo dire che in quella fusione di stelle e di neutroni si sono formate dalle 10 alle 100 terre in peso di oro. Quell'oro va nel mezzo interstellare da cui si riformano le stelle e i pianeti. Quindi l'oro che abbiamo sulla Terra, come molti degli elementi più pesanti del ferro che abbiamo sulla Terra, vengono dalla fusione di stelle e di neutroni. Io ho avuto il piacere di annunciare questa scoperta, il piacere e l'onore di annunciare questa scoperta, proprio la parte legata alla formazione degli elementi pesanti negli Stati Uniti, e questo mi ha dato un po' di notorietà, e sono stata messa anche nel Time tra le persone più influenti, quindi mi sono ritrovata in mezzo a attori, attrici. La mia foto è molto più brutta rispetto a quella di tutti gli altri. Eccola. E ho fatto anche un red carpet, che in vita mia non avrei mai pensato di fare un red carpet. Però quando parlo di questa scoperta, quello che ci tengo a dire è che questa è la nascita proprio dell'astronomia multimessaggera con le onde gravitazionali, che unisce onde gravitazionali e luce. Ma è un'astronomia che non è fatta da singoli, questa è un'astronomia veramente che ha bisogno del contributo di tutti. Questo, il paper che racconta l'inizio di questa storia, di questa avventura, è stato firmato da 3.500 scienziati. Fisici, astronomi, ingegneri, veramente c'è bisogno del contributo di tutti, di esperienze diverse. Le grandi scoperte oggi non avvengono più con i singoli scienziati, ma sono veramente delle scoperte che hanno bisogno di collaborazione, di inclusività, di diversità. La diversità è una ricchezza. Quindi veramente è un esempio di come bisogna distruggere tutti i muri e creare sempre ponti. E la scienza deve essere proprio ciò, un esempio nel come si devono creare ponti. E quindi veramente questa è una scoperta che parla di tanti e di diversità. Io vi ho raccontato uno dei tanti, delle tante scoperte che sono state fatte con questo evento. Ma ce ne sono tantissime, ognuna di queste meriterebbe un lungo racconto, però oggi sappiamo di più su questi getti relativistici, e quindi sull'associazione delle fusioni di stelle di neutroni con i gamma ray burst. Sappiamo di più sulla nucleosintesi nell'universo. Cominciamo a capire qualcosa di più anche sulla natura delle stelle di neutroni, cosa avviene alla materia all'interno di queste stelle, incredibilmente dense, delle stelle in cui la materia si trova in delle condizioni estreme. Abbiamo anche un nuovo modo di capire come si espande l'universo, qual è il rate di espansione dell'universo. Diciamo che questo lo sappiamo fare meglio adesso con le onde elettromagnetiche e con altri tipi di transienti come le supernove, però è un modo diverso che ci permetterà, secondo me, di capire
qual è l'espansione dell'universo, e ci permetterà anche di capire se quello che osserviamo con le supernove, ad esempio con la radiazione cosmica di fondo, che sono un po' in contrasto l'una con l'altra, forse questo è l'altro ingrediente che ci permetterà di capire questo contrasto e come veramente l'universo si sta espandendo. LIGO, Virgo, adesso abbiamo un altro interferometro che è Kagra in Giappone, sono veramente una nuova finestra sull'universo, è veramente un nuovo modo di esplorare l'universo. In questo momento sono in fase di upgrade tecnologico e quindi sono spenti, ricominceranno ad osservare l'universo a fine anno. Ogni volta che c'è una fase di upgrade si raggiunge una sensitività più grande. Siccome questi sono eventi rari, quello che succede è che osservare un universo più grande significa aumentare il numero di rivelazioni che noi abbiamo. Vi faccio vedere cosa è successo. Nel primo run osservativo, che è avvenuto nel 2015, abbiamo osservato tre eventi, tre coalescenze di buchi neri, quindi dei buchi neri che si fondevano in un buco nero più massiccio. Nella seconda campagna osservativa, 2017, abbiamo osservato la fusione delle due stelle di neutroni e in tutto siamo arrivati a 11 eventi. L'ultimo run osservativo, che è avvenuto nel 2019-2020, ci ha permesso di rivelare 90 eventi. Di questi la maggior parte sono fusione di buchi neri, estremamente interessante perché cominciamo a fare degli studi di popolazioni, cominciamo veramente a capire qual è la distribuzione di massa di questi buchi neri. Abbiamo scoperto per la prima volta due buchi neri di masse sopra 60 masse solari che si sono fusi insieme in uno buco nero che si dice buco nero di massa intermedia, che forse potrebbero spiegare i buchi neri al centro delle galassie. E abbiamo anche osservato una stella di neutroni e un buco nero che si fondono insieme. Non abbiamo però più rivisto la luce. Speriamo di rivederla nel prossimo run osservativo che appunto inizia alla fine di quest'anno. In base a questo aumento di sensibilità, nella prossima campagna osservativa noi ci aspettiamo un evento al giorno. Quindi avremo tantissimi eventi, tantissime nuove scoperte. Ognuno di questi buchi neri è stata una scoperta, ci ha portato qualcosa di nuovo, che appunto nel 2015 era impensabile, prima del 2015. Le onde gravitazionali ci permettono di ascoltare quello che prima era invisibile, che non riuscivamo ad osservare attraverso le onde elettromagnetiche. Però è un'astronomia che è proprio agli inizi. È un'astronomia nuova, è un po' come quando Galileo puntò il telescopio per la prima volta. Da Galileo, oggi abbiamo l'Hubble Space Telescope, adesso abbiamo il James Space Telescope, possiamo osservare l'universo all'inizio, l'universo proprio nella fase iniziale. Per le onde gravitazionali vogliamo fare la stessa cosa e quindi passare dai rivelatori attuali ai rivelatori di prossima generazione. E questo è l'Einstein Telescope, questo è un rivelatore che dovrebbe iniziare ad osservare l'universo nel 2035. L'anno scorso è stato inserito nelle priorità europee di infrastrutture osservative per l'universo. E vi faccio vedere un po' della scienza che potrà fare l'Einstein Telescope. Ah, prima di tutto è un telescopio, rifatto, vado avanti. Ecco, ha una forma diversa, è un triangolo, quindi abbiamo tre braccia e verrà costruito sottoterra. Questo per ridurre praticamente il rumore e andare a frequenze più basse. Avrà una sensibilità che è 10 volte migliore rispetto agli strumenti attuali. E questo ci permetterà di osservare quello che guardiamo oggi fino all'inizio dell'universo. Quindi i buchi neri che noi potremo, la fusione di buchi neri che noi oggi osserviamo, la potremmo osservare lungo la storia cosmica. Stessa cosa per le stelle di neutroni. E quindi questi eventi rari, ad esempio la fusione di stelle di neutroni nella nostra galassia, ne abbiamo uno ogni 100.000 anni. Quando ET osserverà talmente tante galassie che noi saremo in grado di osservare dalle
100.000 a 1 milione di eventi l'anno. Quindi passeremo da pochi eventi che riusciamo a osservare adesso ad un'enormità di eventi. Noi ci aspettiamo tantissime rivelazioni ogni anno e potremo vedere proprio l'evoluzione di questi oggetti lungo la storia dell'universo. Di eventi appunto in cui avremo luce e onda gravitazionale ce ne aspettiamo centinaia all'anno. E si potrà fare veramente un'astronomia di precisione. Adesso quando noi prendiamo il segnale, andiamo a stimare i parametri della sorgente, quindi la distanza, la massa, abbiamo degli errori molto grandi. Con Einstein Telescope questi errori saranno piccolissimi per gli eventi più vicini e questo ci permetterà proprio di andare a comprendere la natura delle stelle di neutroni. L'Einstein Telescope va a bassa frequenza. Andando a bassa frequenza riusciremo ad osservare la fusione di oggetti più massicci rispetto a quelli di oggi e quindi andremo ad osservare quelli che sono i buchi neri di massa intermedia. E questo legato ad un altro strumento di cui vi parlerò brevemente dopo, che è LISA. Quello che succede, LISA vedrà quelli più massivi ancora, probabilmente riusciremo a capire, guardandoli lontano nel tempo, se i buchi neri più massivi derivano dalla fusione di buchi neri intermedi. E andando all'inizio dell'universo, ci aspettiamo che ci siano anche dei buchi neri che non sono risultato della morte di una stella massiccia, ma che sono i cosiddetti buchi neri primordiali, che vengono proprio dalle fluttuazioni della densità dell'universo. Quindi ci aspettiamo che con strumenti come l'Einstein Telescope si potranno osservare delle popolazioni di buchi neri che non si possono spiegare con i buchi neri di origine stellare. L'espansione dell'universo, la cosmologia secondo me non si farà con i rivelatori attuali, con le onde gravitazionali. Con le onde gravitazionali potremo parlare veramente di cosmologia con l'Einstein Telescope, perché avremo tutti questi eventi che potremo osservare e questi eventi potranno essere utilizzati veramente come vengono oggi utilizzati altri transienti come le supernove per fare la cosmologia. E secondo me è una cosa bella per l'Italia, uno dei siti potenziali ad ospitare l'Einstein Telescope è la Sardegna. La Sardegna è sismicamente la zona più stabile, a differenza del resto dell'Italia, la zona più stabile a livello sismico, un sito veramente perfetto e speriamo veramente che la Sardegna diventerà il centro dell'esplorazione dell'universo nel 2035. Abbiamo dei competitor, abbiamo un sito olandese e la decisione del sito avverrà nel 2025. Quindi presto, 2024-2025, e speriamo veramente di portarlo in Sardegna. Verrà messo nelle miniere di Sossenatos. E ci sono anche altri rivelatori di onde gravitazionali che cominceranno ad osservare l'universo sempre intorno al 2030-2035, in particolare LISA. LISA è un interferometro nello spazio, ed è uno strumento unico perché a differenza dell'Einstein Telescope andrà a frequenze ancora più basse e quindi potremo studiare sorgenti diverse, ad esempio la fusione dei buchi neri che stanno al centro delle galassie. Oppure gli oggetti che osserviamo oggi non li vedremo nella fase finale di fusione, ma quando ruotano uno attorno all'altro e sono molto più lontani. Quindi diciamo che anche nelle onde gravitazionali stiamo piano piano aprendo delle bande via via diverse. C'è un altro progetto, questo è un sogno, questo è un qualcosa di veramente molto più agli albori, ma ad esempio vogliamo utilizzare anche la Luna per rivelare le onde gravitazionali e in particolare utilizzare proprio la Luna come rivelatore, perché quando passa l'onda gravitazionale la Luna si deforma e con dei sismometri è possibile misurare questa deformazione della Luna. E sono stati fatti dei tentativi con un sismometro lasciato da Apollo 17, ma il sismometro poi non aveva una tecnologia tale
per rivelare le onde gravitazionali, ma oggi abbiamo dei sismometri che sono in grado di farlo. E in particolare c'è questo progetto che si chiama Luna Gravitational Wave Antenna, in cui vogliamo mettere quattro sismometri sulla Luna per rivelare le onde gravitazionali. E la banda di frequenza è esattamente tra l'ISA e l'Einstein Telescope. È una frequenza molto importante perché permette ad esempio di osservare la fusione di due stelle, due white dwarf, quindi due nane bianche, e anche ad esempio la fusione di una stella di neutroni e una nana bianca. Quindi è in una zona che è estremamente interessante perché proprio va tra due frequenze, quella di LISA e quella dell'Einstein Telescope, quindi va a completare un quadro di osservazioni delle varie sorgenti di onde gravitazionali, almeno nelle bande appunto LISA e Einstein Telescope. E termino dicendo questo, che ogni nuova scoperta che abbiamo fatto, sia nella parte elettromagnetica che nella parte di onde gravitazionali, dà delle risposte. Quindi anche con la fusione delle due stelle di neutroni noi abbiamo risolto certe questioni che erano aperte. Però ogni scoperta, i dati che otteniamo, le osservazioni aprono anche nuovi misteri. Quindi è una continua ricerca il nostro lavoro, e dell'universo noi sappiamo veramente pochissimo. Quindi osservando l'universo noi spingiamo veramente i confini della conoscenza. E guardando in alto alla fine scopriamo anche quello che ci circonda, perché come vi ho detto prima, dalla fusione di due stelle di neutroni alla fine abbiamo scoperto come si formano gli elementi pesanti nell'universo, come si forma anche l'oro. Ma quando guardiamo le stelle noi troviamo tutti gli elementi della vita e siamo veramente polvere di stelle. Quindi guardando l'universo noi scopriamo veramente anche chi siamo e quello che ci circonda. E la mia ultima slide è su il padre delle onde gravitazionali, almeno in Europa, che è Adalberto Giazzotto, e la sua frase è questa: rivelare le onde gravitazionali, nessuna idea era più folle di questa. E questo secondo me per me è il messaggio da mandare, nel senso che la scienza è anche fatta di grandi sogni, e questi sogni a volte si realizzano. Anzi, forse la maggior parte delle volte, lavorando sodo, si realizzano. E tanti scienziati per tanti anni hanno lavorato per la rivelazione delle onde gravitazionali e sono riusciti a realizzare il loro sogno. Grazie a Marika Brachesi per questa bellissima presentazione e anche per il messaggio che ci ha dato, sia per la collaborazione fra scienziati, sia relativamente a questa visione prospettica che riguarda le novità dei prossimi anni. Per quanto riguarda le domande, qui in sala passeremo io e Michele, basta che alziate la mano e vi raggiungiamo. Chi invece ci sta seguendo da casa può fare domande o mandando un'email all'indirizzo indicato sulla pagina web di venerdì, oppure usare la chat di YouTube. Quindi se avete curiosità, siamo qui. Guarda, per rompere il ghiaccio ne ho una io. Le dimensioni di ET, perché LIGO e Virgo sono 3 km circa di braccio, così. ET hai detto che è un triangolo, ma con che dimensioni? 10 km, le braccia sono 10 km, il disegno attuale. Sono 10 km e sottoterra, quindi riduci tutto il rumore sismico, e i 10 km ti permettono di avere una sensibilità migliore. Sono in realtà 3 braccia, ma sono 6 interferometri, perché ci sono 3 interferometri ad alta frequenza e 3 interferometri ottimizzati per la bassa frequenza, quindi anche questo ti permette di fare un salto di sensibilità. Domande? Grazie mille per la presentazione. Ho una curiosità, ho visto che tutti gli interferometri sono nell'emisfero nord, e ci sono piani per farne nell'emisfero sud, o se sì,
o se no per... Magari. Allora, proprio per la localizzazione in cielo, più sono lontani meglio è, perché riesci chiaramente poi a localizzare meglio. L'Australia pensa di fare un interferometro, hanno un progetto che si chiama NEMO, che però non è sensibile come l'Einstein Telescope, e in particolare forse riusciranno anche a fare un interferometro come l'Einstein Telescope. E i prossimi rivelatori, dopo quello giapponese che avremo in rete, sono uno in India sicuramente, intorno 2027-2028 più o meno. Tutti questi rivelatori attuali avranno delle upgrade di tecnologia per aumentare la sensibilità fino ad arrivare alla terza generazione. L'Europa, l'Einstein Telescope, gli Stati Uniti hanno un rivelatore che si chiama Cosmic Explorer, e Cosmic Explorer è diverso rispetto all'Einstein Telescope, è un rivelatore sempre ad L in superficie di 40 km. 40 km significa aumentare molto la sensibilità, però è una scelta scientifica diversa. Noi vogliamo andare anche nella bassa frequenza, perché secondo noi è una parte inesplorata dove ci potranno essere tante scoperte, tra cui l'universo ad alto redshift. Perché quando tu osservi le masse, cioè le masse vengono redshiftitate, si dice, quindi le masse diventano, diventano più grandi e vengono osservate nella frequenza bassa. Quindi se veramente vuoi osservare con le onde gravitazionali l'universo all'inizio, devi andare alle basse frequenze. Però sono complementari, quindi farle lavorare in network insieme significa aumentare la sensibilità per gli oggetti che vediamo oggi, in più avere l'Einstein Telescope che ti fa andare a bassa frequenza. Però avere un rivelatore nell'emisfero sud sarebbe importantissimo, soprattutto per la localizzazione in cielo. Grazie mille intanto per la presentazione. Volevo chiedere intanto che vantaggi ci sarebbero nel sogno di fare, di portare dei sismografi sulla Luna? Cioè che vantaggio c'è rispetto a dei sismografi terrestri? Allora, sulla Terra non riesci a rivelare le onde gravitazionali perché c'hai tutta l'atmosfera intorno, cioè, quindi non riesci in realtà ad andare a vedere questa vibrazione che invece sulla Luna è possibile. Quindi quello che riesci a ottenere sulla Luna quando passa l'onda gravitazionale è proprio di riuscire ad osservarla. Quindi abbiamo fatto dei calcoli e i rivelatori, questi strumenti, questi sismometri che abbiamo messi sulla Luna sono in grado di rivelare le onde gravitazionali, cosa che sarebbe impossibile sulla Terra. L'unico rumore sulla Luna, che è molto più stabile della Terra anche dal punto di vista sismico, sono le meteoriti che cadono. Quello è il rumore che può disturbare le onde gravitazionali, la rivelazione delle onde gravitazionali. E la cosa interessante è che adesso c'è questo grande interesse per andare sulla Luna, e inizialmente devo dire da parte di noi scienziati, almeno da parte mia, è stato un po' vabbè, voglio andare sulla Luna, e però ci sono state delle call e ci hanno chiesto cosa si può fare con la Luna, e pensandoci sono delle cose tipo questa che sulla Terra non puoi fare. Ed è interessantissimo proprio perché va in una frequenza che non è possibile osservare dalla Terra. E quindi è veramente un esperimento che è nato pochi anni fa, ma sta andando avanti velocemente per questo interesse comunque di andare sulla Luna, fare una base sulla Luna per poi andare su Marte. E ci sono degli esperimenti importanti che si possono fare sulla Luna. E posso fare un'altra domanda? E un'altra cosa che volevo chiedere, tanto grazie comunque per la risposta, era le osservazioni di onde gravitazionali arrivano principalmente da merging di masse, e quindi volevo chiedere, cioè, ci sono già previsioni su questi buchi neri primordiali, quindi nati semplicemente dalla differenza di massa nell'universo, cioè, sì. O si pensa di osservare sempre merging? Allora, le onde gravitazionali riescono ad osservare la fusione, quindi anche nel caso di buchi neri primordiali sarebbe la fusione di
buchi neri primordiali. A livello osservativo li osservi nello stesso modo, quindi come fai a differenziare rispetto ai buchi neri che riveliamo oggi? Ci sono diverse teorie, alcuni che potrebbero essere dei buchi neri piccolissimi, anche sotto la massa del Sole. E quindi quei buchi neri piccolissimi non siamo in grado di spiegarli con le stelle, con la fine delle stelle. Ci sono anche buchi neri primordiali che invece ci aspettiamo con le stesse masse di quelli che stiamo osservando ora. Ora, come capire che sono buchi neri primordiali e non buchi neri di origine stellare? Uno dei modi su cui abbiamo fatto un po' di simulazione è quello di andare ad osservarli proprio nell'universo primordiale. Se vai a redshift, che sono oltre 30, lì non hai modelli di stelle che ti dicono che hai puoi avere dei buchi neri, cioè non hai il tempo per formare dei buchi neri dalle prime popolazioni di stelle. E, da questo punto di vista ci servono anche osservatori che abbiamo messo sullo spazio adesso, tipo il James Webb Telescope, perché ci permetterà in un certo senso di sapere quali sono state le prime stelle. Quindi un modo per distinguere è osservare una popolazione di buchi neri primordiali, ci si aspetta che questa popolazione cresca ad alto redshift, quindi a distanze molto molto grandi, quindi molto vicino al Big Bang. Questo può essere un modo per rivelarli e distinguerli da quelli di origine stellare. Buonasera, io avrei una curiosità. Da cosa è dovuta la diversa sensibilità rispetto alla frequenza dei vari progetti di interferometri che ci ha presentato? Ok, ad esempio, l'Einstein Telescope perché riesce a guardare a bassa frequenza? Riesce a guardare a bassa frequenza perché va sottoterra e si riesce ad abbattere quello che è il muro del rumore sismico, sostanzialmente. E quindi quello ti permette di andare a frequenze molto più basse. L'ISA nello spazio riesce a realizzare una distanza tra gli specchi che è enorme, anche quello ti permette di andare a frequenze più basse. La Luna invece è proprio la vibrazione della Luna che tu ti aspetti, che ha le frequenze che vanno che sono tra l'ISA e l'Einstein Telescope. È una questione di rumore, quindi. Sì. Grazie. Una domanda qui. Buonasera, volevo sapere se lo studio delle onde gravitazionali può darci qualche informazione anche su materia oscura ed energia oscura, o se pure questo è un altro tipo di ricerca. Allora, l'energia oscura, in un certo senso, quando ho parlato di cosmologia e come si espande l'universo, questo è un modo per studiare, quindi chiaramente è un altro modo per studiare l'energia oscura. Su materia oscura, anche su quello, ci sono dei modelli esotici che dicono che diciamo che ci sono dei fenomeni che avvengono vicino ai buchi neri che potrebbero essere legati alla materia oscura, quindi che Einstein Telescope o comunque questi strumenti di nuova generazione possono fare qualcosa. C'è qualcuno che dice che i buchi neri stessi possono essere la materia oscura, però in realtà in base a quello che osserviamo adesso e in base a quello che ci aspettiamo anche di crescita della popolazione dei buchi neri, non sono in grado di spiegare la materia oscura. Sì, ce n'è una qui, Marica. Buonasera. Intanto complimenti, perché questo che è l'ultimo evento è quello un po' più ostico. Stava parlando di espansione dell'universo e di onde gravitazionali. Sì. Quindi a me è venuto da pensare, non è che ci sia una questione di frequenza e che l'universo si stia espandendo, ma poi che ritorni ad una certa frequenza, diciamo. Oddio, questo quello che qui mi sa Piero può rispondere. No, non lo so. No, veramente. Allora, con le onde gravitazionali, diciamo che le onde gravitazionali che noi osserviamo, se uno pensa alle onde gravitazionali primordiali,
quelle che veramente sono il cosiddetto rumore cosmologico, non sono le frequenze che osserviamo noi, si deve andare a frequenze ancora molto più basse rispetto alle nostre, e secondo me, ecco, le chance di vederli con i nostri strumenti sono bassissime, perché noi abbiamo talmente tanti di questi eventi come la fusione dei buchi neri, la fusione di stelle di neutroni, che se c'è un rumore cosmologico, e probabilmente quando cominceremo a vedere un rumore diffuso, questo è dato da tanti segnali di buchi neri e stelle di neutroni che non riusciamo a vedere come singoli, quindi è un rumore, diciamo, astrofisico. Andando a frequenze molto più basse invece si ha la probabilità veramente di osservare il rumore cosmologico. Buonasera, faccio una domanda che non so se sono in tema. Comunque, se secondo Alan Guth noi siamo una specie di pasto gratis che è nato dal nulla, che in effetti non è nulla, il vuoto quantistico. Secondo Alan Guth il vuoto quantistico è sempre esistito. Quindi il nostro universo si sta espandendo nel vuoto quantistico? Allora, io diciamo che sono un'astronoma osservativa, quindi mi piace rispondere alle domande attraverso le osservazioni. Quindi noi oggi abbiamo, diciamo, per quanto riguarda adesso l'universo, e quindi non da cosa si origina, ma sull'universo abbiamo comunque quello che dicevo prima, un problema aperto. Noi stiamo studiando l'espansione dell'universo, abbiamo degli oggetti che sono vicini, che ci fanno vedere una certa accelerazione dell'universo, invece se guardiamo l'emissione che ci viene da molto lontano, questa accelerazione è diversa. E prima di tutto quindi vanno risolte queste cose e cercare di capire se la fisica che noi utilizziamo oggi ci permette di, se queste osservazioni sono vere, ci permette di, questo osservando l'universo abbastanza, ci permette di capire le osservazioni che facciamo se abbiamo bisogno di un'altra fisica. E le osservazioni in questo momento non ci permettono di risolvere, di rispondere a queste grandi questioni. Paolo. Buonasera. Quello che mi ha colpito molto è che pensando all'astronomia di 40 anni fa si parlava di un buco nero, ce n'era uno solo in tutto l'universo. Adesso più passa il tempo di osservazione più scopri che ci sono tantissimi, cioè giri l'angolo ti trovi un buco nero. Sono tanti. Ma la spiegazione astronomica di questi buchi neri che sono pozzi gravitazionali, io mi ricordo che feci la domanda con Pianta Margherita Hack se fossero il passaggio fra universi paralleli, ma questa è fantascienza. Ci sono dei modelli teorici che prevedono che uniscono i multi universi, però sono modelli teorici. Teorici. Però i mucchi neri più si osserva più aumentano di numero. Allora, attualmente quello che osserviamo, ne stiamo osservando tanti, è vero, e prima delle osservazioni di LIGO Virgo non ce ne aspettavamo così tanti a livello di rivelazione, ma anche perché eravamo un po', pensavamo dei buchi neri un po' più leggeri, quindi ci aspettavamo di osservarne di meno, perché più sono grandi più riesci ad osservarli lontano. Quindi ne stiamo osservando tanti rispetto a quelli che noi ci aspettavamo di vedere, e uno dei motivi è questo, cioè i nostri osservatori stanno osservando più lontano rispetto a quello che ci aspettavamo. Però se guardiamo questi buchi neri e guardiamo quello che conosciamo delle stelle, quindi delle stelle di una certa massa, questi buchi neri sono tutti spiegabili, almeno fino adesso, con la morte di stelle massicce. Quindi non abbiamo problemi a spiegarlo. La prima rivelazione è stata importante perché abbiamo visto che c'erano dei buchi neri di massa intorno a 30 soli, adesso ne abbiamo osservati anche di massa più grande. Questi buchi neri richiedono degli ambienti di formazione di bassa metallicità, a cui prima non avevamo pensato, comunque c'erano pochi modelli teorici che ci spiegavano queste masse.
Altra cosa, abbiamo osservato dei buchi neri di massa sopra 50, anche questi sono difficili da spiegare come morte di una stella molto massiva. Però questi ad esempio si possono spiegare come se si formano in degli ambienti molto densi dove hai delle stelle che danno luogo dalla loro morte a dei buchi neri che a loro volta fanno una fusione e formano dei buchi neri più massicci. Quindi fino ad ora con l'evoluzione stellare, quello che conosciamo delle stelle, siamo in grado di spiegare tutte le osservazioni che abbiamo fatto fino ad ora. Una domanda qui. Buonasera. Nel processo di fusione, per esempio, di due buchi neri, si assiste alla perdita di massa, anche piuttosto consistente. Sì. Questa differenza, che tipo di informazioni ci può dare? Ed è soltanto legata alla massa in quanto tale degli oggetti o arriva anche dalle condizioni cinetiche, quindi massa cinetica, diciamo? Allora, intanto, ad esempio, la fusione delle 30-30 soli che abbiamo visto all'inizio, se si guardano i due progenitori e il buco nero finale, praticamente alla fine tre masse solari sono state convertite tutte in onde gravitazionali, che sono quelle che poi noi osserviamo. E sostanzialmente adesso non abbiamo delle stime così precise per capire se tutta la massa è stata convertita in onde gravitazionali, nel senso che se noi guardiamo gli errori che abbiamo sulle masse sono molto grandi e non riusciamo ad osservare bene il segnale dall'oggetto rimanente, cioè da quello che rimane dalla fusione. Ad esempio con Einstein Telescope tutti questi errori diventeranno più piccoli e sostanzialmente riusciremo a misurare anche il segnale dal buco nero che si forma, e quindi in questo caso riusciremo ad andare a vedere proprio i dettagli e andare a capire se quello che osserviamo ad esempio è coerente con la relatività di Einstein o se abbiamo bisogno di altra fisica. Qui. Buonasera, volevo chiederle, visto che se non sbaglio dall'osservazione delle onde gravitazionali si riesce a stimare la massa, per esempio nel caso delle due stelle di neutroni che merging, insomma, dei due oggetti, visto che si arriva a una massa, se c'è la possibilità che osservando l'afterglow in ottico in altre bande si possano utilizzare questi eventi come candele standard per le misure cosmologiche. Questa è una sì, cosa esattamente, quello che dicevo prima, che noi incominciamo ad osservare l'espansione dell'universo. Quello che si utilizza è questo, dal segnale gravitazionale, dalla diminuzione dell'ampiezza del segnale gravitazionale, noi misuriamo la distanza. Quindi dal segnale gravitazionale abbiamo un nuovo modo per misurare la distanza. Se poi noi riusciamo a trovare anche la controparte elettromagnetica e identifichiamo la galassia, possiamo facendo degli spettri della galassia avere la distanza della galassia. Confrontando queste due distanze noi siamo in grado di misurare il rate la costante di Hubble, quindi il rate di espansione dell'universo, quindi utilizzarle come candele standard. In realtà ci sono anche dei modelli per cui potresti non utilizzare, se conosciamo talmente bene la distribuzione di massa delle stelle di neutroni, potresti non utilizzare il segnale elettromagnetico, ma utilizzare direttamente soltanto le stelle di neutroni o i buchi neri. Però abbiamo errori molto grandi e in questo dovresti conoscere anche molto bene quali sono gli effetti evolutivi della distribuzione di massa con la distanza, cosa che oggi non siamo in grado di fare. Ad esempio la distribuzione di massa delle stelle di neutroni, abbiamo pochissime informazioni. Guardando le stelle di neutroni nella nostra galassia sembra che picca intorno a 1,3 masse solari. Ma ad esempio le osservazioni delle onde gravitazionali danno, ne abbiamo pochissime, con tre osservazioni abbiamo una massa, più quattro osservazioni perché ci mettiamo dentro anche buchi neri e stelle di neutroni, abbiamo una massa che sembra molto più piatta, che invece non picca 1,3. Quindi diciamo che sulla distribuzione di massa delle stelle di neutroni ancora ci sono grandissime incertezze. Io volevo sapere una cosa di carattere, diciamo, più tecnico.
quando parlava di Virgo, diceva che appunto i bracci sono lunghi 3-4 chilometri. 3 chilometri, sì. 3 chilometri. E la variazione che è stata osservata è dell'ordine di grandezza di un nucleo atomico, quindi comunque stiamo parlando di circa 18 ordini di grandezza di differenza. Ecco, l'eliminazione del rumore che è stata fatta da un punto di vista prevalentemente, diciamo, elettronico o statistico, oppure ci sono dei metodi proprio costruttivi, tecnici, per riuscire a cancellare rumore, per esempio, sismico o di altra origine? Ci sono anche dei, proprio nella costruzione si sta attenti, e adesso stanno studiando tantissimo anche l'utilizzo della intelligenza artificiale per controllare il rumore, quindi ci sono moltissimi studi nel costruire gli interferometri che possano reagire immediatamente al rumore e sottrarlo. Quindi in realtà sia nel design dello strumento, ma anche su come controllare la macchina. E su questo si sono fatti passi da gigante. Questa è una parte. Poi c'è tutta la parte invece di controllo del rumore ambientale, quindi identificare le caratteristiche del rumore ambientale e di sottrarlo dai dati. E ogni volta che si ha è uno, diciamo, dei lavori principali per arrivare poi all'osservazione. Ci sono in queste fasi in cui i rivelatori vengono spenti, c'è la fase di sviluppo tecnologico, di upgrade tecnologico, poi ci sono mesi e mesi in cui si deve studiare il rumore. E ogni volta che hai uno strumento con una sensibilità nuova, con una sensibilità migliore, hai tutto un rumore da identificare, capire bene e sottrarlo per poi fare l'osservazione. E facciamo anche misure in real time del rumore. Quindi ad esempio noi mandiamo queste allerta velocissime agli astronomi e andiamo a studiare il rumore poco prima e poco dopo. E se voi guardate le sorgenti che noi osserviamo, quando le mandiamo agli astronomi hanno delle valutazioni sui parametri della massa, della distanza. E queste cambiano tantissimo anche nei mesi successivi. Cambiano perché abbiamo delle tecniche d'analisi più raffinate, più lunghe, ma cambiano anche perché riusciamo a capire meglio il rumore. Quindi diciamo che lo studio del rumore, sia dal punto di vista di disegno tecnico dello strumento, controllo dello strumento e poi analisi dei dati, sono tutti degli step importantissimi per questi strumenti. Grazie. Un'altra domanda. Mi stavo chiedendo se nel caso della fusione di due stelle di neutroni sia possibile la formazione di un buco nero. Sì. E nel caso che tipo di segnale ci si aspetta di fronte a questo fenomeno? Questo è uno dei misteri di cosa è nata dalla fusione di quelle due stelle di neutroni. Oggi non abbiamo gli strumenti che sono in grado di misurare il segnale dell'oggetto che rimane. Sia che una stella di neutroni, sia che un buco nero, ci aspettiamo un segnale intorno ai 4000 Hz, quindi ad alta frequenza, dove attualmente abbiamo, non riusciamo benissimo a calibrare i dati e dove abbiamo una sensibilità che non ci permette di capire se lì c'è un segnale. Con Einstein Telescope invece riusciremo fino ad una distanza piuttosto elevata, quindi anche per oggetti abbastanza lontani saremmo in grado di vedere il segnale dell'oggetto che si forma, quindi sapere subito se è una stella di neutroni, se è un buco nero o se è una stella di, ad esempio, se è una stella di neutroni che rimane stabile o se si forma una stella di neutroni che poi collassa in un buco nero, qual è il tempo di collasso nel buco nero. E questo è fondamentale anche per capire l'emissione elettromagnetica, perché l'emissione elettromagnetica è legata al materiale intorno, quindi questo materiale che viene distrutto dalla stella di neutroni, quindi quanto materiale si forma intorno, ma anche se c'è un qualcosa, ad esempio se si crea una stella di neutroni, questa ruota velocemente, potrebbe energizzare il materiale circostante e dare un certo tipo di emissione elettromagnetica. Quindi capire il cosa nasce dalla fusione di due stelle di neutroni è molto importante, perché si potrebbe capire sia la natura della stella di neutroni, ma anche tutta la relazione con l'emissione elettromagnetica.
però con gli strumenti attuali non abbiamo il segnale che abbiamo visto, non ci aspettiamo molti segnali vicino come quello che abbiamo osservato nel 2017. Quindi io penso quello sia il massimo che abbiamo potuto fare per rivelare questi segnali, quindi gli strumenti attuali non sono in grado, ma Einstein Telescope o Cosmic Explorer sì. Una curiosità, volevo sapere, ma onde gravitazionali provenienti da parti diverse dell'universo, vista anche la quantità di eventi che ci si aspetta, potrebbero interferire fra loro falsando l'osservazione? E in che modo questo si potrebbe evitare? Allora, attualmente no, perché ne abbiamo appunto una al giorno, quindi riusciamo a distinguerle bene. Con Einstein Telescope invece questo è un problema. Con Einstein Telescope avremo appunto 10 alla 5 segnali all'anno di buchi neri, 10 alla 5 di stelle di neutroni. Le stelle di neutroni possiamo osservarle anche per ore su Einstein Telescope perché osserviamo frequenze basse e quindi ci può essere sovrapposizione dei segnali, quindi sarà più difficile estrarre le informazioni. Stiamo già iniziando a fare delle analisi in cui mischiamo molti segnali e quello che viene chiamato machine learning potrebbe aiutare molto, soprattutto nella fase iniziale per estrarre il segnale e poi dopo invece magari tecniche molto più raffinate per estrarre i parametri. Però è uno dei potenziali problemi dell'analisi dati di Einstein Telescope e abbiamo iniziato a lavorarci fin da adesso per essere pronti quando osserverà. Loriano, ci sono domande da casa? No? Niente. Ok, se non ci sono altre curiosità, allora ringraziamo di nuovo Marica Branchesi per essere stata qui con noi stasera. Prima di salutarvi vi ricordo Pint of Science dal 9 all'11 maggio qui a Ferrara, al clandestino e alle hangar birrerie. Vi ricordo anche l'evento, il venerdì straordinario che sarà previsto per il 27 maggio alle 21, sempre qui in sala estense. E anche se c'è questo venerdì straordinario, appunto fa circa un mese, questa serata conclude il ciclo ordinario dei venerdì dell'universo. Quindi grazie di nuovo per essere stati qui con noi, sia voi qui in presenza che chi ci ha seguito da casa grazie alla diretta streaming. E niente, vi do appuntamento al prossimo anno, speriamo di vederci di nuovo qui e ancora più numerosi. Grazie, grazie di essere stati qui.